Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Bella maggiorata nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia. Ma tu vedi un picco, c'è notizie, porta un suo buon giornale. Non c'è uscito qua un giornale. O sei capace di tenere che è stato prima di aprile? Ehi, e tanto è cuore da ieri. Oh, a ieri o io, lascia giusta. Come ti senti, mamma? Ma, vedo. Stai pronto a qua giù. Ha dormito bene sei notte? Non ti siamo decettati. E là che ti faccio ancora mai? E ti passi la stanchezza? Ma, ciacca, ma gira ancora tutto. Figlie mie. Nell'universo c'è così tanta energia cinetica che ogni tanto ma giri pure tutta a maia. Vabbè, io voglio fare l'artista come zia Tarquin. Vuole fare l'artista? Ma tu sei già un artista, figlio mio. Sei un equilibrista nato. So 34 anni che ti porto sopra le spalle, ma... Può essere sciolato di una volta. Ma secondo te io non so cerchetti, non fate. Ah, non so cerchetti, ma non so chiedi. No. E per forza, scusa, quando te vai a taglia, si nasconde. Non si può usare. Ciaccio tutti, che si ingarraggiano. Che sto cassendo stamattina. In grande uniforme anche voi, stamattina. Ah, forse so capito. Io c'è, se festeggiace, il bicentenario della nascita della regina. Quello! E c'è che te, non c'è danni! La sosta, non c'è danni! Io che amma la fortuna mi ha rotto. Ma che succede? Ci venne per vengere. Ah, vedete quando è tornato la luna. Ma come si lontani? E ci succede? C'è cambiato passato. Tu fossi questo da parte, tutti i soldi che ha strutto per sciocco fino a mo', a che sono? Ierm Straric, so 36 anni, che c'è sempre stessa e sei nome. E frisco, e quando mai ha una sigla di nome? Ma quando mai ha bavere? Io, so 80 anni che tengo botteghino. E non si è mai vero perché? Chiede, non so il numero, so fissazione. E c'è, scusa, c'è un numero ciò? C'è un numero? Io, 2, 3, 4, 5, S! Ah, ecco, Super Enalotto, estrazione venerdì 17. 5, 2, 3, 6, 4, U, numero giallo, UE. Ma che fingo, dov'è? Eppure che sta volta non siamo qua dietro noi. Ma vedi un picchio c'è un numero in assoluto. Oh, ma non sta logica. Non sta proprio logica. E se il numero proprio da casa. Io non divento pace a studiare. Ha ragione su che significa la cabala. E poi picchio. E se non affila a fila i primi siti della DC. Ma come cazzo si fece di chi? Come cazzo? I primi sei dodici. 5, 2, 3, 6, 4. Brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare,
Io non so cosa, c'è qualcosa in me che mi fa cantare. Fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te. Gesù, ma vedi un qui che c'è pur cuore che ho un lassetto do. Se ci mi a mettere gelanzio in guida, ancora ma come un gelanzio giornale. Beh. Ma fermo, fermo, figlia, ma mandate una vettura che sta sorto da vento. Mo, tanto, pulizia. Ehi, e a proposito, a se ti decisi come vi ti ha chiamato tu creatura o no? Nanango. No. Teniamo qualche nome in alacca, ma Beniamin, non ci piace? Ma fammi sentire, nonna, ma quando vi sta qui? Il 15 gennaio. Il 15 gennaio! Ma non si preoccupa, nonno! Ci nasce un tempo giusto. Un uomo, support, solo, solo, sambotondo. Sambotondo ci vuole che ammetto. Ma c'è che stai a dire? Sambotondo! Ehi, e che ne dite di Benetton? E c'è il nome è Benetton? Ehi, come? Non conosce Benetton, non stai lì? Ma Beatrice, ma tu veramente non vuoi che chiamassi Benetton? E perché c'è che stai di male? Veramente, Benetton, io è proprio un cognome. Un cognome? Ma c'è che stai a dire? Io non cognome, sì. Ma così è nudo. Un fatica, 13 anni. Vuole cangiare? E perché, scusa, non tu fatto, mo? Oh, ma come? Ma sapono tutti che Benetton è da 0 a 12 anni. Che mi dite di Bergman? È un cognome! E c'è da fengula! Beh, come hai? Ma me lo ho capito, fammi vedere la fai, che c'è la mia dottoressa, ma che tutto scusa la mente. La dottoressa? E poi c'è, ma siete pure io? No, 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 che se la mia dottoressa capisci tu? Ehi, che sa dottoressa, ve ne avesse tanto. E la dottoressa Zecca? E chi è? Come, che è che stai scritto su bofoli che rimane tu monopolio di state? Viene a ratificare l'atto per la consegna dei soldi. Qualcuno vada ad aprire? Qualcuno già in piedi, dici? Eh sì, visto che stai da mai. E mai mi posso assidare a re, non ci perdo niente. Oh, uffa, vera. E non facendo su. E poi tu la conosci, fai nero di casa, mai non vuoi. Tarquinia, vieni, andiamo ad accogliere la dottoressa. Signori, ecco a voi la dottoressa Adriana Zecca. Buongiorno. Sono qui per consegnare l'atto. Testo redatto. Poiché alla firma non si è sottratto il qui presente signor Gaudente, così perché si calmino i bollori, posso certo premettere a priori che in questo atto non ci sono errori. Pertanto, sebbene sono stato interpretato, lei firmi qui che questo è decretato. Punto esclamativo. Prego, prego. Accomodatevi, accomodatevi. Mettetevi qui. Bene, 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 cari signori. Dico desto palazzo. Io l'occasione acchiappo con il lazzo per annunciarvi che il signor Berardo non va lasciato. Keine, 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 keine Karte in der Bühne und verteilen in der Sellen Fischen 20 Jahre und ein Lieder trappen früher vor Schlafen und der Woche mit der Walzer und die Alka-Salzer für dimentica. Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie, quanti articoli di scambio, quante belle figlie da giocare, e quante belle valvole, pistoni, fegati e polmoni, quante
mammano tutto per piacere, eh? Basta! E pure tu, Berardo, state calma, ha capito? Sì. Ci sto che proprio da casa. Anzi, manca so parlare. E allora parla! Dille che è tutto uno scherzo! Non è niente chiuso, me spino! Ma parla! E parla! E a ci parla! Non ha detto sempre comune gli è sordo. Ho capito. Tu dici che si possa sentire anche in altri modi. E vabbè. Mo parlo. D'altronde. Errò. E stai tu mio. E meno male, codi, eh? I soldi spartano, che stia. Allora, i soldi spartano. E dal! E dal! Voglio dire che l'errore che ho fatto non è quello di una sparta, ma è uno che urrano. Quello di aver supportato a voi in silenzio per tanti anni, senza dire nulla, aspettando che la forza me la dà fuori, invece che la niente. Ci mangio, ce l'ho fatta io a chi? Ma da che si pensava? E mi pare giusto. Poi, da bella dia, sono venuta veramente. E ho guastato e scuffolato. Tutto, ah sì, ti vendete bene che mai, perciò aveva venuto tutto che ti soldi. Sono stato a pensare tanto a tempo per decidere ciò che vai a fare. Ecco perché non sono la sede nudda a nessuno di presente. Questo bel trascorso, eh? Poi dici ancora che te tieni tutto tu. E non capisci da qui, non capisci. Sto capruei. Non lascio nulla a nessuno dei presenti e neanche a me. Manga io. Papà, spiegati meglio. Chi è quello che non c'è? Sei tu. Figlio mio. Io? Ma io ci sono, eccomi qua. No, non ci sbagliare. Tu non ci sei. L'atto parla e attesta il lascito di 52 milioni di euro all'unico assente, Tommaso Abbracciavento. Ma ora tuo figlio si chiama Benny. Benny, hai capito? La legge non consente di riprendere un nome che hai cambiato. Hai dilapidato un regno. Gli hai ragione, soramai. Umon, non tiene orecchie. E allora, prego, magliette, non parlate più. No. Non si può fare. No. Zia, parla. Sì, parlo. Ma perché ho smesso di parlare? Perché il mondo è pieno di falsità. Perché nelle relazioni interne familiari impera l'odio, l'invidia, l'ipocrisia. Perché l'uomo è carnivoro di fronte al denaro. E non guarda nemmeno il proprio sangue, perché la nostra malvagità ci fa sentire sempre meno i rimorsi della coscienza. E voi volete sapere come stanno le cose. Ma che vi parlo a fare? Che ve lo dico a fare? Voi, ad esempio, avete nascosto a Berardo il matrimonio del proprio figlio. Oh,
avete ignorato. E vi sembra una cosa da fare? Vi sembra una cosa da niente? Ebbene, sì! Sì, 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 dopo tanti anni interrompo il mio silenzio. È stato un errore tacere per così tanto tempo. Perché se il mondo non ha orecchie, ognuno di noi ha l'obbligo di gridare 10, 100, 1000 volte, ancora più forte, e non farà zittire la voce della propria coscienza. L'urlo di Berardo mi ha convinto ad unirmi alla sua voce. Ed è solo grazie al suo coraggio, sì, è solo grazie a lui, che il mondo tra un mese ritroverà le orecchie. Perché, zia? Che succede fra un mese? Nasce un abbracciavento. Tommaso abbracciavento. Giusto?